Una puntata particolare di Polifemo Eventi. Siamo a Palagiano, precisamente in piazza Vittorio Emanuele, per una bella, significativa iniziativa Non ci casco, ossia un incontro di educazione stradale. C'è la presenza di personale della Polizia di Stato che vuole fornire dei suggerimenti, degli insegnamenti proprio alla luce di nuovi mezzi che ci sono, che circolano, che sono frutto della evoluzione tecnologica, e dunque non solo la classica bicicletta, ma ora ci sono i monopattini, le bici elettriche, gli scooter elettrici, e insomma la tecnologia ha portato delle variazioni e non è tanto semplice usare questi mezzi. Occorre una preparazione adeguata, ecco, una preparazione che questa sera gli amici, appunto funzionari della Polizia di Stato, stanno cercando di dare a grandi e piccini. Un plauso all'amministrazione comunale per aver voluto portare avanti questa campagna di educazione. I tuoi genitori si fermano per lasciar passare i pedoni o accelerano e cercano di schivarli? Allora, si fermano sempre, soprattutto la mamma si ferma, soprattutto il papà, si fermano sempre. Politicamente ho fatto detto la risposta giusta. Va bene, qui ci sono altre domande, poi se le avremo per tutti le... Gaetano Caffè, presidente del GSC, gruppo sportivo ciclistico di Palagiano. Beh, come associazione appunto che opera in questo settore dello sport, ma in questo caso anche dell'educazione, del volontariato, è molto significativo avere a che fare con i più piccoli per dare quegli insegnamenti fondamentali che sono preziosi per chi usa questi mezzi, diciamo, moderni. Pensiamo al monopattino, ma serve anche a così, come dire, a dare un'educazione a quelli che saranno i guidatori del domani. Sì, noi come gruppo sportivo da sempre ci siamo dedicati alla promozione dell'educazione stradale, proprio perché crediamo nella bicicletta e crediamo che la bicicletta con la pedalata assistita, il monopattino elettrico, siano il modo per cercare di risolvere anche i problemi del traffico, ma soprattutto per divertirsi. Noi crediamo che divertirsi con la bicicletta sia la cosa fondamentale, però bisogna farlo in sicurezza. Ultimamente anche la cronaca purtroppo ci ha riportato delle situazioni negative avvenute a dei minori. Quindi noi in questo crediamo, e crediamo che prendendoli già da piccolini, dandogli alcune indicazioni da piccoli e poi facendogli fare anche una prova pratica dei percorsi della segnaletica stradale, potrebbe essere utile evitare incidenti che potrebbero poi comunque essere negativi per la loro crescita, per la loro vita. Noi puntiamo anche a sensibilizzare i genitori, perché il monopattino elettrico non deve essere visto proprio come un giocattolo, perché in realtà il monopattino elettrico è equiparato a un veicolo, e quindi come tale deve essere rispettato il codice della strada, anche perché poi loro, essendo piccoli, non conoscendo alcune norme, rischiano di farsi veramente male. Cadere con il casco è meglio che cadere senza casco. Meglio di tutti sarebbe non cadere, ma un capitombolo, quando andiamo in bici, può capitare a tutti. Ecco, abbiamo assistito ad una evoluzione, per così dire, dalla tradizionale bicicletta, quella classica, penso ai noti film degli anni 50, degli anni 60, e a un mondo completamente diverso. Bisogna adeguarsi. E ci sono pericoli nascosti dietro l'angolo che vanno appunto affrontati attraverso la prevenzione e l'educazione. Sì, proprio questo, perché proprio di recente, con l'avvento dei nuovi mezzi che possono essere la pedalata con la bicicletta con la pedalata assistita piuttosto che il monopattino elettrico, si sta andando nella direzione di trasformare la bicicletta in un vero e proprio veicolo. Non è che non lo sia, perché la bicicletta è un veicolo e deve stare alle norme del codice della strada, però sta diventando ancora di più quasi un ciclomotore, e quindi deve essere
data la giusta conoscenza ai ragazzi in maniera tale che capiscano che quello che hanno in mano non è un giocattolo, ma è un vero veicolo che deve comunque rispettare gli altri utenti del codice, della strada. Abbiamo anche Belen al giro. Lo sai che tu non puoi andare in bicicletta e farti trasportare sulla canna? Ah, quindi mi tocca pedalare? Penso proprio di sì. Va bene, dai. È facile parlare con i coetanei, con gli adulti, ma interloquire con i più piccoli non è semplice. Bisogna anche essere, oltre che educatori, insegnanti, anche psicologi. Sì, noi abbiamo sempre messo il nostro sapere a disposizione degli altri, dei più piccoli, sempre cercando di giocarci intorno. Noi abbiamo alcuni video. Sdrammatizzando, sì, diciamo. Cerchiamo di sdrammatizzare, però ovviamente notiamo poi al termine di quella piccola lezione che noi facciamo che comunque qualcosa gli rimane. Già vedere in giro i bimbi col casco in testa sulla bicicletta per noi è un grandissimo risultato. Già vedere i bimbi che non vanno più sulla piazza a fare il giro perché andare sulla piazza potrebbe essere pericoloso per altri bimbi come loro che stanno giocando a pallone, per noi è un grandissimo risultato. Salvatore Pulimeno, consigliere del comune di Palagiano con delega allo sport. Beh, qui c'è certamente un'attività sportiva, ma c'è una attività educativa e un'azione sociale su cui evidentemente l'amministrazione comunale ha voluto puntare. Sì, è proprio come dici tu, ha voluto puntare in questo periodo, lo sta facendo con il gruppo sportivo ciclistico di Palagiano, GSC, conosciuta così, con un'educazione stradale rivolta ai più piccoli ma non solo, anche ai più grandi. A me non può che far piacere perché sono di una generazione che ha vissuto l'educazione civica, l'educazione stradale nella scuola e ne ho trovato giovamento quando il mio maestro mi ha insegnato alcune regole del vivere la strada in un certo modo. E quindi questa attività educativa rivolta ai più piccini è quanto mai importante, e dobbiamo dar atto al gruppo sportivo ciclistico di Palagiano che questa attività ha iniziato a svolgerla nelle scuole, ecco, ha sopperito ad una carenza dell'istituzione e lo ha fatto veramente in collaborazione con l'istituzione, ma anche con l'istituzione scolastica, ma anche con il comune di Palagiano, e va dato merito appunto di questo. Noi auspichiamo che tante altre iniziative come questa, rivolte ai più piccini ma anche ai più grandi, vengano svolte sul nostro territorio. Lo faremo sicuramente con GSC ma anche con altre associazioni. E c'è da dire una cosa, a volte sono proprio i più piccini a consigliare ai più grandi, ai genitori, agli zii, ai nonni. Come danno l'esempio ai più grandi. Dopo aver appreso qualcosina da stasera, anzi non solo qualcosina, ma tanto apprendono dalla Polizia di Stato che sta collaborando con il GSC, sono loro a dare l'esempio e a dire, ad invogliare ai genitori a vivere in un certo modo la strada, a vivere in un certo modo i comportamenti che devono attuare i più grandi quando conducono un mezzo, che sia un veicolo a motore o che sia un veicolo non a motore. E non possiamo nemmeno farci trainare. Io la trovo cagnolina, ma in bicicletta non si può venire. Ma avete ragione, potrebbe anche saltar giù. No, se proprio li vogliamo trasportare, dobbiamo utilizzare apposite gabbie o contenitori. Registriamo una significativa partecipazione di bambini, anche ragazzini sui 7-8 anni, anche di meno, con accanto i genitori. Beh, è una cosa molto significativa, una serata particolarmente riuscita. Stiamo vivendo tutti un periodo difficilissimo, quello del Covid, però anche in queste circostanze che stanno vedendo colpiti alcuni comuni con alcuni cittadini affetti da Covid come Palagiano, vediamo che effettivamente c'è la voglia di riprendere a vivere
E riprendere a vivere vuol dire anche vivere la strada con i nuovi mezzi che la tecnologia ha apportato. Sì, c'è da dire che purtroppo questi nuovi mezzi sono stati messi in commercio senza un'adeguata informazione all'utenza. Ecco, questa iniziativa va in quella direzione, informare l'utente che questi mezzi sono dei veri e propri veicoli che incidono e impattano parecchio sulla circolazione stradale e sulla sicurezza di tutti noi. Quindi bisogna comportarsi in modo adeguato, rispettando i segnali, rispettando alcune norme che sono proprie di chi ha la patente in tasca, ma devono essere nel DNA di ognuno di noi, anche di coloro che conducono una bicicletta, conducono un veicolo non a motore, che può essere un monopattino, che può essere un pattino, che può essere un motorino elettrico. Ecco. Partiamo davanti casomai, 4-5 bimbi alla volta vanno lì, prenderanno le biciclette rigorosamente col casco, chi non ha il casco glielo daremo noi e daremo anche il sottocasco, proprio per motivi di igiene daremo il sottocasco. Proverete il percorso. È una iniziativa certamente per formare i più piccoli, ma è un'occasione per insegnare anche ai più grandi le nuove tecniche con i nuovi mezzi e forse, perché no, anche rinverdire un po' di conoscenze del codice stradale. Non fa mai male ripassare, tra virgolette, il codice stradale. Certo, certo, questo sì, io sono un utente della strada soprattutto a due ruote, in bicicletta. Io quando esco di casa mi muovo nel mio paese solo ed esclusivamente in bicicletta e quindi mi rendo conto che a volte sfugge qualcosa anche a me ed è bene rinverdire, ricordare quello che abbiamo fatto durante la scuola o durante la scuola guida. Quindi far ripassare a noi patentati il codice della strada o alcune norme che ci sono state impartite e che ci sfuggono, anche perché i codici della strada ogni tanto cambiano, ogni tanto una ripassata non fa male ad ognuno di noi. Quindi queste iniziative vanno bene per i bambini, ma vanno bene anche per i più grandi. Quindi la presenza dei genitori oggi che accompagnano i tanti bambini intervenuti è significativa e auspicabile anche nelle prossime iniziative. Davvero significativa poi la sensibilità delle forze dell'ordine, della Polizia di Stato in modo particolare, che ha voluto sposare questa causa. Vediamo alcuni funzionari della Polizia di Stato che stanno appunto aiutando, stanno facendo da maestri tra virgolette per i più piccoli. Sì, li ringraziamo, ringraziamo tanto, ringraziamo il signor Questore che ha autorizzato diciamo, i suoi collaboratori ad essere qui presenti, ad insegnare ai bambini che l'agente stradale deve essere visto come un amico che ti aiuta appunto nel vivere la strada in un certo modo, rispettando le regole per la sicurezza di noi tutti, ma per la sicurezza di chi vive la strada. Ed è importante, voglio dire, che la Polizia di Stato sia presente qui stasera insieme a GSC, insieme ai nostri vigili. Ringrazio il comando dei vigili di Palagiano e tutto il corpo di polizia locale e insieme all'amministrazione comunale. Grazie GSC, grazie a tutti voi. Siamo di nuovo con il presidente del GSC Palagiano, Gaetano Caffè. Siamo al momento della prova pratica, illustriamola. Sì, noi dopo quella piccola parte teorica in cui spieghiamo alcune indicazioni su come guidare la bicicletta e su come rispettare i segnali, facciamo mettere in pratica quello che hanno imparato nella parte teorica. Abbiamo un piccolo percorso con i segnali basilari, lo stop, il dalla precedenza, la rotatoria, abbiamo anche il semaforo, con le strisce pedonali che sono molto importanti, perché quando sono in bici loro pensano di essere i padroni della strada, ma in realtà li invitiamo a rispettare quanto più possibile la segnaletica per far sì che anche poi domani su strada lo possano fare e lo sappiano rispettare. Li vediamo rigorosamente muniti di casco. Noi la nostra mission, cercare di convincere tutti quanti che portare il casco in testa sulla bici è l'unico modo per non farsi veramente male. Perché... D'altronde, come il motociclista può avere un danno cerebrale, parimenti può riportarlo anche chi va in bici, esatto. Quindi è indispensabile il casco. Esatto, proprio per quello, perché la sbucciatura può sempre passare, però sbattere la testa su un trauma cerebrale fa molto molto male, e quindi noi ci teniamo molto al rispetto dell'uso del casco. Ecco, vediamo i bambini appunto che si così orientano lungo il percorso indicato, il percorso segnato.
devono aver studiato, tra virgolette, essersi preparati, ecco. Sì, no, fortunatamente noi abbiamo visto poi che dopo aver dato alcune indicazioni sempre a livello teorico, loro con semplici indicazioni dei nostri soci che sono sul percorso, in sicurezza rispettano la segnaletica che vedono, perché loro ce l'hanno di loro nell'indole andare a rispettare, però a volte nel gioco dimenticano che va fatto effettivamente e va rispettata la segnaletica stradale. Poi c'è anche un fatto che i bambini, come dire, assorbono subito, hanno una capacità di apprendimento molto rapida e spiccata. Sì, infatti noi questo abbiamo notato, loro basta dargli l'input, basta dargli alcune indicazioni e subito sono lì pronti a carpire quello che noi gli abbiamo indicato, quello che noi abbiamo cercato in questa serata di fargli capire. Beh, non potevamo non ascoltare loro, i bambini, che sono i veri protagonisti e che si stanno cimentando in questa prova pratica. Beh, ha imparato tutto, hai appreso tutto? Qualcosa. Qualcosa l'ho imparata. Ecco, e quindi poi quando hai fatto il percorso eri preparata, sei preparata? Sì. Ti piace andare in bici? Sì. Che percorsi fai in genere? Ogni tanto esco con papà, non faccio nessun percorso. Ora camminare per strada, no? Con tutti i mezzi, con la nuova tecnologia non è semplice, quindi è giusto imparare, no? Imparare a muoversi correttamente, ad avere una conoscenza del codice della strada. Sì. Ebbene, abbiamo ascoltato la figliola, ora dobbiamo ascoltare il papà ciclista, perché mi sono incuriosito, la piccola ha detto: io spesso, ogni tanto vado con mio padre in giro. E ha detto: beh, vediamo chi è questo papà, e lo abbiamo scovato. Come nasce questa passione che evidentemente hai trasmesso, è un fatto di famiglia, di DNA? Sì, tutto è iniziato un po' di tempo fa, quando causa peso, quindi 120 kg da perdere, ho iniziato a fare qualche passeggiata. E dalla passeggiata è iniziata a diventare anche un hobby. Poi abbiamo iniziato a fare anche qualche gara, qualche cosa, e quindi allenamenti vari, qualcosa di più, non una semplice passeggiata, ecco. Questa sera una iniziativa che è molto importante, perché davvero serve, aiuta ad evitare quelle che potrebbero essere tragedie, perché una conoscenza corretta del codice della strada permette di muoversi con sicurezza. Beh, di sicuro aiuta tantissimo, e soprattutto saperlo già da piccoli è molto efficace, quindi per loro sapere dove devono fermarsi, guardare, portare il casco soprattutto, perché li aiuta tantissimo in qualsiasi una caduta, qualsiasi cosa, serve a imparare. Vedo che i bambini, lo dicevo prima col presidente dell'associazione, apprendono subito, vedere questi piccoli, ma bambini piccoli, forse anche 5 o 6 anni, già, tu quanti anni hai? 7, tra un po' 8. Anche più piccoli, che sono dei provetti ciclisti. Beh sì, dai, si cimentano subito nell'essere ciclista, ecco, quindi loro gli piace, è una passione che si intraprende soprattutto dai genitori, e poi venendo anche l'amichetto, quindi di amici in amici. Bene, buona pedalata. Grazie. Ebbene, abbiamo una piccola ciclista con tanto di casco rosa, Giorgia. Allora, come va questa esperienza? Ti stai divertendo? Sì. Quanti anni hai, Giorgia? 8. Giorgia, cosa hai imparato in modo particolare? Vedo qui c'è tutto un percorso da seguire. Ho imparato che allo stop ci si ferma e tante altre regole. Prima le conoscevi poco? Sì, adesso le conosco abbastanza bene. Vedete, piccole cicliste crescono. E c'è la mamma di Giorgia, abbiamo ascoltato prima un papà, ora una mamma. Beh, parliamo dell'iniziativa di questa sera. Una bella iniziativa, come sempre, come gestiscono la situazione, ne hanno fatte altre, quindi sono contenta, perché a mia figlia piace andare in bici, però devono rispettare delle regole ed è giusto che seguano un po' come funziona. Spero che ce ne saranno altre per migliorare un po' il resto. Sì, anche voi genitori, quando i figlioli saranno più grandi e incominceranno a uscire da soli, beh, voi vi sentirete più sicuri perché avrete dei figli consapevoli.
Sì. Più sicuri perché stanno imparando già da piccoli come muoversi. Ed è molto importante sottolineare l'importanza dell'uso del casco, è fondamentale, preserva da danni incalcolabili. Sì, infatti ci sono stati casi di cadute di bambini senza casco, invece il casco salva un po' la situazione, quindi è comodo averlo. Michele Trotolo è un po' il veterano del gruppo GSC Palagiano, è stato presidente, abbiamo ascoltato i più piccoli, li abbiamo visti cimentarsi in questi percorsi. Beh, così dall'alto della sua esperienza, cosa si sente di dire relativamente a queste iniziative? Iniziative bellissime che dovrebbero intraprendere un po' tutti i comuni per far capire ai bambini l'educazione stradale, più che altro dei bambini anche ai genitori, diciamoci la verità. Sono contento che il gruppo col nuovo presidente sia cresciuto in maniera abbastanza diciamo grande, ecco, perché il gruppo continua a crescere con queste iniziative, poi diciamo che sono bellissime da fare, è bello vedere i genitori portare i bambini, è bello vedere i bambini che si divertono in questa maniera, sperando però che resti nella mente quello che poco fa la polizia gli ha letto, gli ha fatto vedere come ci si comporta per strada. Ma nel gruppo, nel GSC Palagiano, ci sono anche le donne, le cicliste, le quote rosa, ma loro davvero ci tengono, amano questa disciplina. Abbiamo due validissime rappresentanti, i nomi innanzitutto. Laura. Serena. Allora, com'è nata questa passione? Quanti anni hai intanto? Io 30. Allora, non è vero che il ciclismo è lo sport solo dei maschietti? Assolutamente no, cioè noi siamo la dimostrazione, facciamo parte del gruppo da più o meno 5 anni entrambe. Quindi... Sì, è vero, confermo quello che dice Laura. È nata questa passione dal nulla. Da un regalo ho fatto un trentesimo compleanno, mi sono messa sulla bici e ora per me è diventata la passione più bella. Beh, è una iniziativa bella quella di stasera, insegnare ai più piccoli le norme sulla sicurezza. Sì, diciamo che siamo un gruppo abbastanza molto attivo qui nel paese, ci piace un po'... creare un po' queste situazioni, soprattutto per dare anche una linea guida ai bambini. Confermo quello che... Come il notaio che conferma. Confermo sempre quello che dice Laura. Bene, da Palagiano è tutto. Educazione e sicurezza stradale al primo posto.